Piano, piano, mi sono già rasato stamattina. Ma davvero? Ti è sfuggito un punto. D'accordo, d'accordo, cerca di calmarti, dammi la possibilità di scusarmi. Per cosa? Per questo, ad esempio. Sei un meschino farabutto. Attenta, sei in chiesa. Sei sempre così affascinante oppure sono fortunata? Lume di candela, intimità, musica. Quale posto migliore per uno scontro corpo a corpo? Oh! Batti bene quasi quanto un uomo. Strano, stavo per dire la stessa cosa riguardo a te. Questo è colpire un po' sotto la cintura, non credi? No, questo lo è. Tu sei... Non avevo visto la capretta. Non le sono simpatici i soldati. L'ho notato. Permettimi, sono Febo. Significa Dio Sole. E tu sei... Cos'è, un interrogatorio? Si chiama presentazione. Non vuoi arrestarmi? Non finché sarai qui. Non posso. Ah, non somigli affatto agli altri soldati. Grazie. Allora, se non intendi arrestarmi, che cosa vuoi? Mi accontento del tuo nome. Esmeralda. Bellissimo. È molto meglio di Febo, comunque. Ben fatto, capitano. E ora arrestatela. Chiedi il diritto di asilo. Chiedilo! Mi ha ingannato. Sto aspettando, capitano. Mi dispiace, signore. Ha invocato il diritto di asilo. Non posso fare niente. Allora trascinatela fuori e... Frollo! Voi non la toccherete. Non preoccuparti. Il ministro Frollo ha imparato anni fa a rispettare la santità della Chiesa. Va bene, me ne vado. Credi di avermi messo nel sacco, ma io sono un uomo paziente e gli zingari non vivono bene circondati da muri di pietra. Cosa state facendo? Stavo solo immaginando una corda intorno a questo bellissimo collo. So che cosa immaginavate! Che strega astuta. È tipico della tua razza contorcere la verità, annebbiare la mente con pensieri sacrileghi. Bene, non importa. Ti sei scelta una magnifica prigione, ma è pur sempre una prigione. Metti un solo piede fuori e sei mia.